ho scoperto quanto dare la possibilità ai giovani di fare con le loro idee era importante. Senza programmare, fare scatole chiuse da dargli in mano, ma trovare delle modalità e delle soluzioni, magari anche innovative, che potessero aiutarli a crescere all'interno della loro comunità sotto più vari aspetti. Le politiche giovanili sono una grande sfida, sono importanti perché riguardano i giovani e giovani che meritano di avere spazi, opportunità, dimostrare anche i loro talenti, farli crescere, a volte scoprirli. Il primo progetto, che sicuramente è stato quello un po' che ha a Caponago ho spaccato l'idea di che cosa potesse essere le politiche giovanili, questo andare per strada, cercare i ragazzi, fare i video. Nella periferia di Milano, là, tra le mura delle strade più buie, là, dove ogni giorno le mani, gli occhi, i ragazzi di tutto l'Interland, ciao caro, si incontrano, parlano, si divertono, a inizio, slang. 10 anni fa, quando abbiamo fatto Slang, è stato innovativo. Io ricordo la serata di presentazione, qualcuno mi ha guardato come dire, cos'è questa cosa? Questo spazio all'inizio non era dedicato alle politiche giovanili, lo abbiamo fatto dopo, dando la possibilità ai ragazzi, come mi hanno insegnato, perché gli spazi vanno costruiti da chi li usa. Io ricordo quando c'è stata questa chiamata di comunità dove i cittadini hanno portato i loro divani, le loro poltrone. Mix è un punto di ritrovo, sicuramente dove divertirsi, sfogarsi. Un posto dove comunque svagarsi o fare qualcosa di diverso dal solito. Un posto per ragazzi. Socializzazione, esperienza, eventi, crescita, molta crescita personale. Una scoperta e una sfida. Un'avventura piena di persone e di occasioni per imparare. Mix è un posto dove puoi incontrare tantissime persone diverse e puoi imparare qualcosa da ognuna di loro. È come una casa e anche come una fonte di ispirazione. Di progettazione, una fonte di dove esprimere le proprie idee. È un luogo dove puoi staccarti dalla realtà, diciamo, e stare con persone che comunque ti accoglieranno sempre. Tutti i progetti hanno una marea di ricordi, di nostalgie, di tenerezze anche con i ragazzi. Sì, tanti ricordi. Alcune scene specifiche del progetto, magari quella che abbiamo girato nella pineta dove c'erano tutti i ragazzi, dove abbiamo fatto finta di fare una mezza rissa che poi in realtà erano dei quattro spintoni, però è stato molto divertente, me lo ricordo molto bene. Quando sono venuto io da cantante a cantare dall'ospedaletto, è stato praticamente il mio primo concerto vero ed è stato bello e sicuramente lo porterò per sempre. Le feste sono sempre state qualcosa che ti viene proprio è una festa, quindi wow, andarci era qualcosa di importante e di divertente. Essere invitati a delle feste in questo luogo, appunto, il Mix, era come se fosse, cioè, per noi era una cosa davvero grande, cioè come se fosse la fine del mondo. Qualcosa di molto atteso e incredibilmente spettacolare. Ricordo le prime feste che abbiamo fatto, che abbiamo organizzato insieme, che erano anche delle feste molto, molto belle, e mi ricordo che
c'era molto, cioè ci impegnavamo molto per farle più belle possibili. Partecipavo sia all'organizzazione della festa, quindi pensavamo come gestire lo spazio, dove mettere certe cose, e poi anche a livello musicale era il momento più bello, più interessante. Decidevo cosa mettere, ci riunivamo a quelli che volevano far musica e preparavamo la serata così, era davvero stupendo. Poi mi ricordo le serate a tema, le feste di Natale, erano una cosa che, non lo so, mi rimaneva nel cuore. Sì, credo che questi siano i primi ricordi. È stata la prima festa di Halloween organizzata all'interno dell'ospedaletto, quindi i primissimi eventi di Mix durante l'arco delle scuole medie. C'era proprio una passione molto forte che non ho mai ritrovato in nessun altro posto a quell'età. La prima volta che sono entrato qui c'era una lezione di beatbox e noi tutti i ragazzi comunque della scuola media siamo stati esposti a questo magnifico mondo del beatbox e Tempo ci ha insegnato un po' di trucchi. I primi ricordi che ho sono con il laboratorio di beatbox. Quel laboratorio per me è stato l'inizio di un percorso lungo che arriva fino ad oggi. Ho fatto beatbox, avevo imparato le basi, diciamo, e mi era piaciuto tanto, quindi poi ho continuato. I primi studi, le prove di registrazione. Ci siamo messi all'opera per costruire appunto questo studio. C'era chi magari progettava o disegnava e c'è chi invece manualmente si metteva, tagliava e sistemava appunto i bancali. E il primo laboratorio che ho fatto credo fosse gaming. Con tutti gli altri è stata un'esperienza fantastica, anche perché si è riusciti a portare delle persone incredibili. Ad esempio mi ricordo il campione di Tekken Ghirlanda. Mi ricordo un sacco le lezioni, quelle che abbiamo fatto all'esterno, la prima volta che c'è stato parkour. Mi sono divertita soprattutto quando avevamo fatto il laboratorio di fotografia, che me lo ricordo ancora benissimo nonostante sia passato comunque un po' di tempo. La creazione dell'escape room è una cosa che mi è piaciuta molto. È stato molto bello passare da idee e progetti di meccaniche, intrighi strani, a poi realizzarlo e far venire delle persone esterne a partecipare proprio ad un'esperienza vivibile. Qua mi divertivo e sapevo che mi aiutava con le mie passioni che già avevo, tipo la musica, anche i graffiti per quando venivano le persone ad aiutarci con i tatuaggi, i video. I laboratori innovativi, quello sul lavoro del corpo rispetto ai tatuaggi, piuttosto che alle unghie, piuttosto che alla bellezza, però sempre con una visione educativa in maniera tale che quando ci si approccia a queste situazioni sicuramente si impara qualcosa. Sì, cioè, ce ne sono tantissime di cose che sono state fatte con il comitato genitori, che abbiamo fatto delle conferenze sul web su come intervenire, appunto, cioè aiutare i ragazzi a stare vicino ai ragazzi, che con la scuola, soprattutto con la scuola. Abbiamo iniziato l'esperienza di We Are e abbiamo provato, non riuscivamo bene a capire cosa dovevamo fare, ma è stata veramente divertente. Quando guardo il video vedo altre 250.000 immagini alle spalle di quel breve video, le avventure in classe, i loro video fatti a casa. Basta, non ce la faccio più. Non posso più sopportare questo odiarmi, questo sentirmi inutile e fastidiosa. Mi stanno rovinando la vita. Chiudere tutto, lasciare le cose così come sono e dileguarmi. Forse sarebbe meglio per tutti. Viaggio a Roma è un vagone di ricordi. Tutti dobbiamo rivolgere alla rete una nuova e specifica attenzione. Un'attenzione che deve essere commisurata all'importanza che questa ha assunto nella nostra vita di tutti i giorni e soprattutto nella vita dei nostri figli. Applausi.
e l'orgoglio dei ragazzi di aver fatto qualcosa per gli altri, quello è stata la cosa più bella. All'apparenza sembra meglio, può rivelarsi una totale delusione. Diversa, viceversa, ciò che pensiamo fare schifo può risultare positivo. Ciò che all'apparenza sembra meglio può rivelarsi una totale delusione. Diversa, viceversa, ciò che pensiamo fare schifo può risultare positivo. Volevamo fare qualcosa di significativo, usiamo la bellezza, andiamo sulla bellezza, quindi il bello forse tutti lo rispettano, forse tutti cercano di preservarlo, e da lì è venuta fuori questa idea che veramente è stata apprezzata da tutti poi, ed è stata anche una cosa che ai ragazzi è piaciuta talmente tanto che poi sono diventati loro i custodi di quelle porte. I ragazzi che volevano a tutti i costi dare la loro spruzzata, non è una pennellata, dare una spruzzata, contribuire. È stato molto, molto emozionante vederli padroni della scuola. Mi vengono in mente davvero tante cose, anche quando è stato fatto il progetto assaggio, con tutte le associazioni di Caponago che erano intervenute. Sono talmente tante le cose che mi legano a questo luogo, ripeto, sia dal punto di vista del comune con le politiche giovanili, ma anche come persona, come genitore. La prima volta che ho messo piede a Mix avevo 18 meno 10, 8 anni circa. 8, 10, torno a quell'età lì. La prima volta che ho messo piede qui allo Spazio Mix di Caponago avevo 12 anni e frequentavo la scuola media. 11 anni? 12 anni? È passato un po', 10 anni fa. La prima volta che sono venuto qua è stato circa 10 anni fa, 9 anni fa, più o meno. Avevo 12 anni, penso. 11-12 anni, prima, seconda media. Avevo 12 anni e facevo le medie. La prima volta che sono venuta a Mix ero alle elementari e avevamo fatto un pigiama party qui. Avevo 11 anni. 19 anni. Ero uno studente delle scuole medie. 5 anni fa. Sono venuta a Mix per la prima volta alle medie, in prima media probabilmente. Oggi ho 18 anni e faccio liceo classico e vengo qua ogni lunedì ad aiutare. Ho 21 anni adesso e studio filosofia in università a Milano. Ho 21 anni. 29 anni. 20 anni. E ho 20 anni. 19, quasi 20, mi sento vecchio. Adesso ne ho 15. E sono in seconda superiore al sociosanitario. Ho 15 anni e faccio il liceo. Ne ho 15 e sono in seconda superiore. Ho 14 anni e faccio il mito allo Spazio Mix, quindi aiuto le leggende e aiuto i ragazzi che vengono qua. Inizialmente la proposta era di venire a gestire laboratori, ma senza il termine leggenda. Ci siamo diventati leggende noi che siamo un po' più anziani di Mix. Quindi abbiamo partecipato fin dal principio. Felice di questa cosa che un po' anche spaventato. Però ho detto mi butto e ci provo comunque. E quindi l'ho fatto e sono molto contenta di aver continuato il percorso perché ogni lunedì la situazione comunque migliorava e io imparavo da quello che succedeva. Fare la leggenda è divertente, a volte un po' stressante sotto certi punti di vista, ma è comunque un'esperienza unica e particolare. Ci siamo ormai 4 anni che andiamo avanti con queste cose, quindi direi che più felice che spaventato. Molto recentemente si sono aggiunti i miti, che sono i ragazzi che hanno partecipato ai laboratori qualche anno fa e con costanza continuano ad esserci e ad aiutare. Sono un mito.
e aiuto qua un po' a tenere i ragazzi, do delle idee e creiamo qualcosa di fantastico assieme. È bellissimo perché sto finalmente facendo quello che ho sempre visto fare e sognato probabilmente, perché gestire questi ragazzi e questo spazio è veramente bello. Mi diverto come mi divertivo, mi sono sempre divertita. Non ti senti né una leggenda ma né un ragazzo, sei un po' in quell'intervallo in mezzo che non sai bene cosa devi fare, però comunque sai di avere una responsabilità addosso e sai che è qualcosa di veramente figo. La cosa più bella del fare il mito allo spazio Mix è che ai ragazzi che vengono qua puoi fargli vedere, puoi fargli imparare tutte le cose che hai imparato prima di loro e ne sei fiero. Ed è bello, cioè ti fa sentire importante e tipo ti coinvolge questo ruolo. Io ho un figlio maschio, ogni sera qualcosa mi racconta di grandi gruppi, mi racconta di temi sui quali sono sensibilizzati e mi racconta di ultimamente tanta pittura e tanto lavoro, quindi è una cosa divertente, a lui piace molto. Ah, quando entro prima cosa saluto tutti, bisogna sempre salutare i ragazzi, le leggende. C'è una grandissima rubrica. Si raccontano delle cose divertenti che sono accadute durante la settimana, chiunque può raccontarle. Poi iniziamo col spiegare cosa si farà durante la serata e quindi ci suddividiamo e facciamo varie attività. E tipo quindi sappiamo cosa dobbiamo fare. Possono essere laboratori come organizzazione di vario tipo. Successivamente c'è un momento finale dove ci ritroviamo, si ride, si scherza di nuovo e si racconta ciò che si è fatto in vari laboratori. Cantiamo la canzone del Mix che rimane da anni e anni e anni. E faccio la mia solita uscita di scena. Ogni lunedì tutti qui con l'amicizia, i corsi mai fermi, zero pigrizia. 5 leggende ma 100 attività. Ci applichiamo con creatività, cantando e suonando, non siamo pochi, gaming pro player, videogiochi. Di lunedì, i vieni al Mix. 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 Dentro la prima volta ho detto caspita, finalmente c'è un qualcosa in più per Caponago. La scelta di riunirci in un posto e mettere insieme le proprie idee e cercare di trovare un punto in comune, questo l'ho imparato anche da Mix. A livello relazionale ciò che ti arriva da Mix te lo porti in qualsiasi ambito della tua vita. È stata un'esperienza che mi ha dato tanto. Quindi sono molto contenta. Mi sento davvero molto legata a questo posto. Questi 10 anni la cosa importante è stato ragionare sulla comunità. È un esercizio di cittadinanza attiva, vuol dire contribuire tutti allo stesso scopo e dare ai ragazzi il senso anche della vita, che non è chiusa nella scuola o nella casa o nel gioco, è una serie di aspetti che poi contribuiscono a formare la società.